Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video assaggi di tutto ciò che c'è in questa fantastica borsina che abbiamo acquistato alla fiera di Novigro, ve lo prometto, da American Crunch, American Food Store and More. Qui vedete la, insomma, il loro indirizzo, il logo. Esatto. Allora, vediamo cosa c'è nella nostra borsa. Ci sono questi Ding Dong della Hostess come marca, che li ho presi perché dovrebbero essere le tortine che mangia sempre Brenda Lee Jones in The Closer. Spero. Ok. Aspetta che adesso tiro fuori tutto. Devo tirare fuori tutto, sì. Okay. Poi ho preso questi che sono i Twinkies, anche se sono confezionati singoli, non c'è scritto soltanto la marca, sempre della Hostess. Poi ho preso, sempre della Hostess, credo, no, Mr. Freshly Make Life Sweeter, Creamfield Cakes Snowball, di questa marca, credo, a questo punto, non della Hostess, c'erano anche le ciambelline, però non mi ispiravano molto. Sei preso tutto te questo. Io. Abbiamo preso delle lattine. Le lattine le ho preso io. No, questa l'ho presa io, Fanta Berry, poi Fanta Fruit Punch, poi quelle che ho preso tu, prego. Ah, devo farle io queste? Sì. Allora, questa qua che è la Monster Punch Energy, che è tutta bellissima, tutta fucsia, rosa. Devi farlo tu. E questa qua è la Monster Energy Juice, che è bellissima, con tutti i, diciamo, stile tatuaggio sono. Sì, stile old school, marinaio, qua c'è la, la pin-up. No, è una sirena. Per lo scuolo sotto. È una sirena pin-up. Poi? E poi l'ultima, l'ultima cosa che ho preso, questo mettiamolo via, è questo qua. L'E-Tank di Megaman, che non so cosa sia, deve essere un altro energy drink. Però è una marca che non ho mai sentito, l'E-Tank, però era di Mega, quindi ho detto perché no. Allora, tanto c'è pure il prezzo sopra. Eh sì, infatti, i prezzi, io, allora, abbiamo cercato di prendere le cose che avessero un prezzo più o meno umano, tranne la Monster, perché questa Monster non ha un prezzo umano. No, è disumana quella. Tutto roba. Il resto aveva un prezzo, diciamo, decente. Questa qui è la cosa che abbiamo pagato di più, ed è la Monster che costava 5 euro, Monster Juice. Tra l'altro avevo visto su Instagram una pubblicità che diceva: vuoi assaggiare il nuovo gusto, diventa tester, meraviglia, così, perché in Italia ancora non c'è questa Monster. Ma quella non l'abbiamo ancora trovata. Cioè, avevano, però questa dovrebbe uscire. Avevano la, la Monster, quella al mango, quella che c'ha tipo i disegnini del, del dio dei morti, che quella lì, anche se la vendevano tipo a 3 euro, quella l'ho trovata anche qua tipo in, nei vari Iper, nei vari giganti o cosa, si trova comunque 1,30 euro. Adesso le ho viste all'Iper, sono addirittura in offerta a 99 centesimi, quindi. Questa qui invece non l'abbiamo mai trovata, e la cosa meravigliosa è che questa costava 3 euro e vorrei farvi vedere la differenza della lattina. Cioè, il quantitativo è sempre lo stesso, però mi sembra. Dici? Però a me sembra. Sono questa, sempre da, da mezzo litro. Sì, 473 ml e 500. Cioè addirittura! È più piccola per un motivo, se si vede. Perché di solito le Monster sono tutte mezzo litro. Questa 3 euro e questa, che anche secondo me è costata un po' tanto, sì, 2,90 euro. Questa qui. Sì, comunque come prezzi verranno tutti un po' altini. Le Fanta e tutte le altre lattine 2,50. 2 euro, sì, sì. E c'era, oltre a queste c'era forse la Fanta Pineapple, che era gialla. Ho detto, hai fatto tutto la tu. La Mountain Dew, che ero tentata di prendere, però cioè era già troppo tutto quanto. E sarà, magari prenderò prossimamente dal sito. Ma la Mountain Dew mi sa che si trova anche nei vari supermercati. Non l'ho mai vista in giro la Mountain Dew. Io l'avevo presa in un Carrefour, mi sembra. Poi la la bottiglietta quella da mezzo sì. litro. Sì. Poi c'erano questi Twinkies che erano, diciamo, venduti singolarmente, costavano 1 euro l'uno, perché vendevano anche la scatola, credo, ma non mi ricordo quanto. E questi qui costavano 2 euro l'uno, questo e questo, essendo due merendine, ci sta 2 euro, più o meno, sì. Non è un pezzo, no, un pezzo. Poi c'erano altre cose carine che costavano veramente troppo. Sì, già con questo abbiamo speso mezzo patrimonio. Esatto, cioè più che altro già solo le lattine. Abbiamo preso le cose che costavano un pochettino meno, cioè la Monster. Sì, la Monster l'ho presa io perché. Allora,
Famo. Assaggiamo questi Twinkies, io sono curiosissima. Sì, facciamo una a metà o Facciamo prendi metà tutte e uno. due? Facciamo metà uno, dobbiamo assaggiare tutto quanto. Sì, tutto uno facciamo. Tutto uno a metà. Esatto. Allora, i Twinkies io li ho visti sempre nei film, nelle serie tipo americane. Sono queste briochine ripiene di panna sostanzialmente. Vedete qui, è ripieno. Sono già pronto. Vai, vai. Vi sezioniamo qua a metà della crema. Voilà. Allora, l'odore sa di briochina, pan di Sì, la Spagna. crema. Crema sa di crema. Non c'è. Mi ricorda vagamente come consistenza le camille, solo che non sa di carota. No, è una classica briochina, non c'è nulla di. E la crema è tipo marshmallow, non è proprio panna. Non è sa di classica crema. Cioè, è un po' più consistente, Non però sembra tipo. panna. Non so se crema al burro, forse. Probabile. Beh, è fagocitata così senza assaggiarla. Non è vero. Un pochettino, però non era nulla di Ecco, beviamo un tocco d'acqua spiacevole. perché chiaramente tutto sto dolce. Proviamo una Fanta. Ma io. Sì, dai, prova prima la Fanta, così siamo. Proviamo questa Fanta. Fruit Punch, a guardare così sembra che sia tipo alla anguria. Però, aspetta, perché anche questa qua è tipo punch. Quindi proviamo a. Può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. Acqua gassata, succo di frutta concentrato. Qua non dice, c'è aromi, ma non dice di Di che cosa. mela, arancia, guava, ananas e frutto della passione. No, qua dice aromi e tutto il resto è la tua Non c'è quella in immaginazione. italiano, prova a vedere. Acqua, anidride carbonica, sciroppo di mais, altocondo fruttosio, aromi naturali, acidificante, Ah, quello conservante, sì. stabilizzante e coloranti. No, invece questa qua c'è proprio scritto. Ma anche in inglese non c'è. Water, frutto, potassio. Boh, proviamo a assaggiare perché secondo me possono essere, cioè sono più o meno le stesse cose, mi Solo che sa, una eh. tipo energy drink. Sì, Proviamo. questa qua è. C'è la taurina, c'è la caffeina, c'è dentro tutto. Quella là invece, essendo dalla Coca-Cola, penso che sia un po'. Ed è proprio È rosa! rosissima. Boh, io mi prendo questo. Ah, quella è per l'altra. Ah, quella è per l'altra. Oh, Sì. scusa. Sa, profuma di caramella. Sì. Non è soltanto le caramelle, più. Che cosa senti? Cioè. Niente. Sa vagamente di anguria, vagamente. Però Sa di non è roba tanto male, è un dolce. po'. Sa di caramella all'anguria. Ed è meravigliosamente Sì, quella è la cosa più bella. rosa. È bellissima. È il colorante che può influire sull'attenzione dei bambini. Si stanno a guardare il colore della lattina del. Allora, proviamo questi snowball. Tutto rosa. Esatto. Allora, tortina di marshmallow, cocco e cioccolato. Sciroppo di notturno, sciroppo di fruttosio, acqua, zucchero, farina arricchita, sbiancata e non sbiancata. Ferro ridotto, vitamina B3, B1, B2, acido folico, cocco, uova. Olio di palma, destrosio, gelatina, agente lievitante, emulsionante, insomma un sacco di roba, tra cui acido lattico, uova, grano, soia. Può contenere tracce di archi, fruttoguscio, insomma chi ha allergie alimentari non può neanche avvicinarsi a sta roba. Come quasi tutto, diciamo. Però poi hanno messo tutto, ci mancavano queste strutture tipo di sedano, poi intanto mettono un po' di altre cose. Odore? Proprio così. Cocco. Sì, è cocco. Cocco. È solo cocco. Cocco rosa. Vai.
Vediamo se è aperto abbastanza. Voilà. È marshmallow? Sì. Ah, però è tipo mezzo... Sotto c'è cioccolato. È tipo... Patasciato. Gelatinoso, sì, sotto c'è un disco di cioccolato, ma qui è proprio... Taglia a metà. No. Taglia anche in quattro, va. Oh. Ma prima dobbiamo farla vedere un'immagine a metà. E perché... tu tagli a metà quello e io faccio vedere okay. questa. Allora, questa è come si presenta la tortina. Tipo la tortina sembra il cioccolato con un meritino di marshmallow e cioè, questo è quello... Ma tra l'altro il marshmallow è fuori e dentro sembra la stessa crema che c'è nei Twinkie. Cioè, sì. Non so se si riesce a capire. Ma non è la stessa. No? No. Aspetta che metto ancora fuoco te. Ecco, questa qui... Ok. La crema e questo qui è il marshmallow. Vedete? Com'è? Tu che l'hai già assaggiato? No, non l'ho assaggiato, sto mangiando pezzi individuali. Allora, la crema è più marshmallow. Il cocco si sente tanto, è buono. Il marshmallow si scioglie proprio. Cioccolato, cioccolato. La crema è quella che mi convince meno. Buonissimo. No? Mi piace molto. Adoro la cosa fuori di marshmallow che rimane molliciosa. Sì, poi l'insieme è stupendo. È comunque marshmallow, cocco e cioccolato, quindi... Ci sono quei funghetti, quelle caramelle funghetto. Non so se hai presente. Sono cocco, cioccolato e marshmallow. No. E il sapore è simile, lo ricordo vagamente. Però ti ho detto, la crema all'interno così da sola non mi dice nulla. Non... Ma penso che sia un marshmallow, neanche troppo dolce, visto che tutto il resto è molto dolce, quindi... Però c'è da dire che tutta sta roba, per essere tipo roba americana, cosa me l'aspettavo molto più dolce. Sì, questa anch'io, cioè, questa è un dolce accettabile, un dolce... che rientra nei nostri gusti, mentre il Twinkie forse era un po' troppo dolce. No. La Fanta. Quella sì, quella è dolce. Molto dolce. Di attraverso un pezzo di cocco. Adesso questa la apro io. Vai. Vediamo un po' se sono... Apri la Fanta Berry. Anche questa qua, Fanta Berry. Acqua, anidride carbonica, sciroppo di mais, ad alto contenuto di fruttosio, aromi naturali, acidificanti, antiossidanti, conservanti e coloranti. Cioè, quindi anche questa qua. È Berry per nome. C'è il colorante che... Secondo te adesso? Cioè, scusi, 50-50. Blu? È blu? Sì. Vediamo. Sicuramente, sì. Mamma mia che blu. Oh, questa mi piace. È la mia preferita solo perché è blu. No, fai tu, io faccio le vino con le lattine. Se fai così non riuscirei mai a farlo. Oh, ma che bella che è! Questa è l'avanzo di quella rosa del primo, questa di quella azzurra. Aspetta, questi qua che sennò sembra che è blu perché ci sono dietro io, ma no. Questa sì, questa è buona, mi sa. Forse è tanto dolce anche questa senza gusto. Un po' senza gusto. Tanto odore, molto dolce. Molto più di quella però, molto più del fruit punch. Però effettivamente diciamo che sì. Forse ne siamo abituati alla Fanta, all'arancia, che comunque sa tanto di arancia. Beh, cioè ma anche quella all'uva, cioè è tanto di uva. Sì, invece queste qui sono forse, sono come il loro colore, sono un po' anacquate, un po' acquarellate, un po' pastello, non so. Non è un gusto tanto, pieno, tanto, pieno. Tanto dolce e poco gusto. Cosa si sente il dolce? Quindi io direi proviamo i ding dong. Sì, io penso tutte le tue menaci zincoli da. Che secondo me i ding dong, tortine al cioccolato ripieni di crema alla vaniglia, zucchero, acqua, olio di palma, farina di frumento sbiancata arricchita, oli vegetali parzialmente idrogenati. Sciroppo di mais ad alto fruttosio, sciroppo di mais, olio di palma, vegetale parzialmente idrogenato e o accorciamento animale. Eh? C'è scritto cos'è accorciamento?
Animale. Qua. Idrogenato io? Accorciamento animale. Sì, che non fare la mia. Basta! Oddio. Così adesso sarà lo shortening, cioè tipo la... E voilà. Grasso, come si dice lo shortening? La margarina. Oh, allora, questa si presenta proprio così, cioè proprio classica tortina al cioccolato. Adesso parte preferita. Come dovete tagliare le tortine? Anche qua fa in quattro, va, mi sembra grossa. Sì, questo qua è. La crema sembra un po' meno delle altre, cioè uno sputtino lì di lato. Il resto non è. Non sembra tanto cremoso. Facciamo in quattro. Oh, in quattro no, si vede già un po' di più la crema. Magari hai beccato il pezzo un po' sfigato. Sì, l'ho beccato io. Vabbè. Pronta? Mm-hmm. Mm. Mm. Sembra le merendine, le vecchie merendine dei Pokémon. Io non ricordo. Che erano quelle del... Come non te le ricordi? Erano praticamente le merendine con le ricoperte di cioccolato che dentro ogni bustina, tipo c'avevi ogni bustina. Dentro ogni bustina della merendina c'avevi dentro in mezzo la medaglia di cioccolato bianco che c'aveva tipo un Pokémon diverso. Tipo i soldini che tu sei troppo giovane per ricordare, ti ricordi quello dei Pokémon? Boh, io mi ricordo quello dei Pokémon. Sì. È tipo un soldino però... è più tipo Kinder Delice in realtà. Perché è al cioccolato con dentro la cotta bianca e il soldino era invece pasta bianca con dentro la crema al cioccolato e ricoperta di cioccolato. Per i Pokémon non so dove mai mangiate, non me le ricordo neanche. Non lo so. Però dai, non è anche questa. Non è tanto dolce, non è. Dai. Un po' deluso. Apri il tuo. Allora, quale iniziamo? Prova la fruit punch, quella di rosa, la che vediamo se punch è rosa, dove punch. La metto? E beviamo da lì. Abbiamo abbastanza bicchieri trasparenti. Pronta? Mm-hmm. Se vuoi puoi prendere il tazzo trasparente. Se no beviamo questo e... Perché questo qua è... Aspetta, allora. Questo anche è rosino. Sì, vabbè, non c'era bisogno di... Vai. Fai tu. Agile. Oh, io bevo sempre tutto così, non verso nei bicchieri. Oh. Questo è arancione proprio. Sì, infatti questo è d'arancio e non c'entra niente con la Fanta Punch, che vabbè ormai è quasi finita qui, però è così. Però colore pancia nei film è arancino, quindi... Queste cose qua non piaceranno, sì. Questa sì, perché non sa di classica Monster. Questa invece penso che sia una di quelle che mi piace meno. Banzai Pipeline, the world's most famous wave on Oaku's fable not share comes alive for just a few brief months every winter. In honor of this epic force of nature, we created Monster Pipeline Punch. Ah, si chiama Pipeline. Ah, sì, si chiama Pipeline Punch. E quale si chiama Pacific Punch? Questa qui è la Monster Pipeline Punch perché sono appunto per queste onde. Sì, tanto c'è scritto quello in tutto. The cioè. Perfect blend of the best flavor Hawaii has to offer: passion fruit, orange, guava, then monsterized with a full lot of famous energy blend. That's the way it was named for its destined to become a legend. Vabbè, comunque, questa qui, passion fruit, orange e guava. Frutto della passione, arancio e guava. Questa qua invece, da quello che ho letto, è praticamente la stessa. Però vedi, qua dice... Leggo io. Un po' meno dolce e più complessa. Typical punch, it's not lighter, less sweet and more complex. A flavor as deep as wide as its name, sake the Great Pacific. Naturally we added our Monster Energy Blender to help put wind in your sails and keep you steady
And on course, no matter how rough this is, Pacific Puncher Adventure waits, arg, fate pilatesca. Unleash the Salty Beast. Qui dice che cos'è? Ah Penso che sia sì, la c'è stessa. succo d'ananas, succo del frutto della passione. Ah, più o meno questa la bevo io. Ciliegia. Arancia, mela. Forse anche qui c'è un ingrediente in italiano, cioè. Quella l'ho letta prima. Proviamo. Mela, arancia, guava, ananas, frutto della passione. Tra l'altro, questa qua, cosa che ho notato solo adesso? Sì? Alla casa della lattina rossa, sì, l'avevo vista. Sì, rossa è disegnata. Perché Solo questa c'era. queste qua sono, cioè tutte le monster di solito sono classiche. Cioè non hanno la. Questa qua è più cosa da Red Bull. Che ce l'hanno disegnata col Torino sopra. Questa qua, sì, infatti il colore è lo stesso. Forse questa qua ho l'impressione che sia un pochettino più scura. Dici? È tipo rosso ciliegia, questa qui è arancione. Sa tanto di amarena. È buona. Però Qua. dice concentrato di arancia, succo di mela, Il però non primo c'è. succo di ciliegia. Per Concentrato succo di qua l'ho d'arancia. letto prima. Qua. Succo di ciliegia. Ah, sì. Non è tra i primi ingredienti, però è quello che si sente molto di più. Dai, L'arancia e la ciliegia. prova la tua ultima, il tuo ultimo energy Ma questo drink. qua è il mio ultimo energy drink. Che a giudicare dall'anonimato della lattina, cioè se non fosse per Megaman, direi che avrà il classico gusto di ogni energy drink. Che il classico gusto penso che sia il gusto un po' fruttato tipo Burn. Quelli che a me non piacciono. Vediamo un po'. Questo cos'è? Questo sembra. Oh, questo qua anche sembra un azzurrino. Azzurrino verdino, Azzurrino verdino. Sì, meno azzurra verdino. dell'altro. Sì, meno azzurro della Fanta Berry. Vado io? Ha un gusto strano. Un gusto Cosa stranissimo. dovrebbe sapere la cicca? No, non lo so. Però ha un gusto strano e acido. Non so come descriverlo, non so se c'è qualcosa di simile. Sembra tipo la gasosa del Chinatown. No, sembra una cicca americana. No, Perché l'unica cosa che dice è il. dice tutto quello che Sciroppo contiene, ma sì, di vabbè. mais, dice Vedi tanto. guava, di guaranà anche, dice però. Estratto di ginseng, estratto di semi di guaranà. Però. No, non mi piace. Baciato. Ma io se devo dire la verità tra tutte, quella rosa è questa qua, quella che mi ha deluso un pochettino di più tra Ti ha le mani. delusa? Ti ha deluso questa? Sì, tra gli energy drink sì. Perché almeno, cioè, comunque mi aspettavo qualcosa. Logico, non è che mi piacciono tutte le monster. Però mi aspettavo qualcosina di più, tipo punch. Questa qua invece è molto buona, tipo amarena. Allora, l'ultima lì mi fa schifo. Fra queste due, anche io preferisco questa, ma questa è migliore di tutte le monster che io abbia mai assaggiato che ci sono in Italia, tranne forse quella al mango che ti piace tanto. Sì. Perché le altre Anche quella, come si dice, quella fruttata la rossa. No, no. Non so se l'ho assaggiata, però so che quella forse è la mia preferita. t'avevo fatto assaggiare. Allora, qua avevo portato la bianca e la rossa mi sembra che avevo fatto assaggiare Fra le così. Fanta invece. Tra le Fanta, quella blu. Anche io quella blu.
Questa sa troppo di nulla, di caramelle e basta. Sì. Questa sa almeno di caramelle e frutti di bosco. E invece, tra i dolcetti, tra i Twinkies, il Ding Dong e lo Snowball, qual è il tuo preferito? Snowball. Anche il mio. È proprio una cosa strana. Le altre sembrano le tortine nostre, cioè questo qui ricorda una Kinder Delice, questo ricorda, vi ho detto, a me sembra una Camilla, non alla carota, Non lo però so, consistenza è è una quella. classica Una merendina, cioè nel briochina. senso non è. Niente di che, però cioè, non, è famosissima come merendina nei film. Non so se ci hai mai fatto caso. Ma perché Di probabilmente. ragazzini che impazziscono per i Twinkies, cioè sembra sia roba della vita, invece Perché probabilmente dimentichezza. cioè, la classica merendina loro. Cioè, come per noi, cioè, non lo so, appunto, come hai detto te, magari la Kinder Delice o qualche altra roba della Kinder, loro avevano quella e spopola quella. Sì. Invece la Snowball è la mia preferita, con la sua consistenza smollicciosa sopra, la crema in mezzo, al cocco è meravigliosa. Sì. Bene, questo è quanto. Probabilmente ordineremo qualcosa dal sito e vedremo, vi faremo sapere. Giocare col cibo. Volevo mangiare in realtà. Vi salutiamo, alla prossima! Ciao.